5 tappe internazionali dure ed emozionanti hanno composto l'ottava edizione del Giro d'Italia Ciclocross. Sotto l'organizzazione della SD Romano Scotti, i migliori specialisti del ciclocross si sono sfidati in tutte le categorie con l'obiettivo di conquistare la maglia rosa. L'edizione 2015-2016 ha preso il via da Fiuggi. Il parco Fonte dell'Anticolana ha dato il via alla lotta per la maglia rosa. Il Memorial Eddy Peroglio ha visto il successo di Gioele Bertolini nella categoria Open maschile, che è stato capace di superare Nadir Colledani e Marco Bianco. Tra le donne, Alice Maria Arzuffi impone la propria legge davanti a Chiara Teocchi. Sara Casasola, terza al traguardo, conquista la maglia bianca di miglior giovane. Tra gli juniores si impone Jacob Dorigoni davanti ad Antonio Polcarelli e a Lorenzo Calloni. La gara allievi ha visto il dominio di Loris Conca e di Nicole Fede, mentre tra gli esordienti le prime maglie rosa sono di Gabriele Torcianti e Letizia Brufani. Tra i master dominano Massimo Folcarelli e Chiara Selva. Sette giorni dopo la carovana rosa si è spostata sull'isola d'Elba, sulla spiaggia di Porto Ferraio, nel parco delle Terme di San Giovanni, dove si è disputato il Memorial Ugo Somigli su un percorso unico nel suo genere, tra tratti di sabbia marina, erba e terra. Nella categoria Open maschile il successo è andato a Cristian Cominelli, che ha vinto in rimonta davanti a Nicola Samparisi e a Stefano Capponi. La maglia rosa viene conquistata da Marco Bianco. Tra le donne, Chiara Teocchi ad ottenere il successo di tappa e la maglia rosa, mentre alle sue spalle si piazzano Alessia Bulleri e Sara Casasola. Tra gli juniores vince Polcarelli davanti ad Edoardo Xillo e a Michele Bassani. Tra gli allievi, Loris Conca e Nicole Fede dimostrano ancora una volta tutto il proprio valore, in quanto riescono entrambi a bissare il successo ottenuto una settimana prima a Fiuggi. Anche Gabriele Torcianti riesce ad ottenere un nuovo successo tra gli esordienti, dominando la corsa, mentre tra le donne, stavolta, Emma Paoro riesce a superare Letizia Brufani. Tra i master è ancora una volta Massimo Folcarelli ad ottenere la vittoria assoluta, mentre in seconda fascia si impone Sauro Nocenti.
Chiara Selva, tra le donne, si stabilizza sempre più al comando della classifica generale con un'altra vittoria. La terza tappa del Giro d'Italia Ciclocross si è tenuta ad Asolo all'interno dello stabilimento produttivo di Selle Italia. La gara è stata fortemente voluta e richiesta dall'amministratore delegato di Selle Italia, Riccardo Bigolin, come avvenuto in passato per le gare che si sono disputate a Rossano Veneto. Nel parco adiacente l'azienda è arrivato il successo di Gioele Bertolini al termine di una gara dominata. Il valtellinese ha messo in riga Enrico Franzoi e Nicola Samparisi, riconquistando la rosa. Tra le donne, Eva Lechner riesce a trionfare dopo un bellissimo duello con la maglia rosa Chiara Teocchi. Ottiene il terzo posto Anna Oberparleiter. Negli juniores arriva un nuovo successo per Antonio Folcarelli, che consolida la propria maglia rosa. Dietro di lui si piazzano Michele Bassani e Lorenzo Calloni. La gara allievi ha visto il bellissimo show di Filippo Fontana, che in maniera rabbiosa ha conquistato la prima posizione fin dalle fasi iniziali della corsa e l'ha mantenuta fino alla fine. La maglia rosa passa Federico Ceolin, mentre tra le donne fa 3 su 3 Nicole Fede, che ha sempre più le mani sul Giro d'Italia Ciclocross. Tra gli esordienti festeggia la tripletta anche Gabriele Torcianti, mentre tra le donne il successo è per Laura Crestanello. Massimo Folcarelli, Gianfranco Mariuzzo e Chiara Selva si impongono nelle tre fasce delle categorie master. Una settimana dopo di Asolo, il Giro d'Italia Ciclocross ha vissuto la propria quarta tappa a Pescia Romana a Montalto di Castro. La tappa, fortemente voluta dalla Grand Tour Events, ha visto un nuovo trionfo per Cristian Cominelli, mentre Nadir Coledani, che chiude al secondo posto, si prende la maglia rosa. Terza posizione per Nicola Samparisi. Tra le donne, Chiara Teocchi bissa il successo già ottenuto all'Elba e consolida il proprio primato in classifica generale. Dietro di lei si piazzano Alessia Bulleri e Sara Casasola, quest'ultima sempre più in maglia bianca. Michele Bassani è invece il vincitore della prova juniores, con Andrea Pozzato e Cristian Brocchi che salgono con lui sul podio. Federico Ceolin riesce ad imporsi in maglia rosa nella categoria allievi dopo un lungo duello con Loris Conca ed Emanuele Uez. Tra le donne, dietro lo strapotere di Nicole Fede, si mettono ancora una volta in mostra due grandi speranze per il futuro azzurro, come Asia Zontone e Gaia Masetti. Tra gli esordienti si impongono di nuovo Gabriele Torcianti e Letizia Brufani, mentre tra i master i successi sono tutti delle maglie rosa Folcarelli, Innocenti e Selva. Il gran finale del Giro d'Italia Ciclocross si è tenuto nella capitale. A Roma, l'ottavo Memorial Romano Scotti si è tenuto nell'Ippodromo delle Capannelle, impianto gestito da Hippo Group, struttura ideale per organizzare grandi eventi di ciclocross, in quanto già in passato si sono tenuti i campionati italiani del 2011, la Coppa Italia e la tappa del Giro d'Italia Ciclocross sia nel 2011 che nel 2012. Inoltre, nel 2013 e nel 2014 nell'impianto si sono svolte 2 tappe di Coppa del Mondo. Infine, negli ultimi 2 anni si è disputato il gran finale del Giro d'Italia Ciclocross. Il successo nella categoria Open maschile è andato a Gioele Bertolini, mentre Nadir Coledani, secondo, ha conquistato sia la maglia rosa che la maglia bianca di miglior giovane. La terza posizione è stata conquistata da Stefano Sala. A
Alice Maria Arzuffi ottiene invece un'emozionante vittoria nella categoria Open femminile, superando Eva Lechner e la maglia rosa Chiara Teocchi. La maglia bianca di miglior giovane è invece conquistata da Sara Casasola. Tra gli juniores è stato un bellissimo duello tra Jacob Dorigoni, che ottiene il successo di tappa, e Antonio Folcarelli, che si veste di rosa. Michele Bassani sale con loro sul podio. Tra gli allievi, Tommaso Della Valle si impone davanti alla maglia rosa Federico Ciolin, mentre tra le allieve cala il pokerissimo Nicole Fede. 5 vittorie su 5 tappe anche per Gabriele Torcianti tra gli esordienti, mentre Emma Paoro mette il sigillo tra le donne. Nei master si impongono Massimo Folcarelli, Gianfranco Mariuzzo e Chiara Selva. Le maglie rosa delle altre categorie sono conquistate da Federico Ceolini e Nicole Fede tra gli allievi, Gabriele Torcianti ed Emma Faoro negli esordienti. Tra i master, Massimo Folcarelli e Sauro Nocenti si aggiudicano rispettivamente la prima e la seconda fascia, mentre Chiara Selva si aggiudica la classifica femminile. Nella stagione 2015-2016 sono state assegnate le maglie rosa anche a tutti i leader delle varie categorie master. Le maglie rosa di tutte le categorie federali sono Elite Master Sport, Jefferson Luiz Benato, Master 1, Simone Cusin, Master 2, Marco Colombo, Master 3, Massimo Folcarelli, Master 4, Sauro Nocenti, Master 5, Gianfranco Mariuzzo, Master 6 and Over, Armando Mattacchioni, donne, Chiara Selva. Grande battaglia c'è stata anche nel campionato italiano di società, dove la classifica finale è stata vinta dalla Trentino Cross Selle SMP. Sul podio sono salite la Promo Cycling e la Selle Italia Guerciotti Elite. Tra le prime 5 della classifica generale ci sono anche la Cadrezzate Guerciotti e la Libertas Scorze. Come di consueto, grande attenzione è stata rivolta ai bambini. In ogni tappa del Giro d'Italia Ciclocross è stata una gara promozionale riservata ai giovanissimi G6. Sempre ad ogni tappa sono state organizzate delle gare su un circuito short track per i giovanissimi da G1 a G5. Tutto questo al fine di permettere ai bambini di iniziare a conoscere la disciplina e di divertirsi insieme ai loro coetanei e ai campioni che hanno preso parte alla Corsa Rosa. Lo sforzo organizzativo della SD Romano Scotti ha permesso ai tanti corridori che hanno preso parte alle gare di farsi trovare pronti in vista degli impegni con la nazionale e sono riusciti ad ottenere risultati di enorme prestigio in Europa e nel mondo. Di Romano Scotti al lavoro per organizzare tanti altri eventi di carattere internazionale che si svolgeranno nei prossimi anni. L'evento più imminente è la prova di Coppa del Mondo che si terrà a Fiuggi il 15 gennaio 2017. L'evento, organizzato sotto l'Unione Ciclistica Internazionale, torna alla nostra nazione dopo 2 anni di assenza. La gara sarà anticipata il 14 gennaio 2017 dalla Coppa Italia Giovanile, che si terrà sullo stesso percorso della Coppa del Mondo. Sarà un modo per far avvicinare al ciclocross bambini e famiglie, per rendere l'evento della Coppa del Mondo una grande festa. Come al solito, l'impegno dell'associazione è nato e prosegue con l'obiettivo di ricordare Romano, senza il quale non ci sarebbe mai stato questo sforzo che ha portato in Italia così tante manifestazioni di prestigio internazionale. I prossimi obiettivi organizzativi dell'SD Romano Scotti sono i campionati italiani di ciclocross a Roma 2018 e la prossima edizione del Giro d'Italia Ciclocross, che dopo un anno di assenza tornerà nell'inverno 2017-2018.
Come al solito, la Corsa Rosa sarà organizzata con spirito familiare e con voglia di divertimento per tutti. Sarà un modo per ritrovarsi tutti insieme, secondo i valori che il nostro sport, il ciclocross, tramanda da tanti anni. Arrivederci a tutti all'inverno 2017-2018 per la nona edizione del Giro d'Italia Ciclocross.